E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia per parlare del voto di oggi sulla Commissione europea. Allora, il voto di fiducia, di investitura della Commissione europea insomma, da diverse legislature un terno all'otto. Noi abbiamo visto quello che è successo nella scorsa legislatura con la cosiddetta maggioranza Ursula e anche oggi abbiamo avuto una sorpresa perché non si capiva effettivamente le singole delegazioni, i grandi gruppi politici come avrebbero votato. E i conservatori europei, al quale appartenete voi di Fratelli d'Italia, non hanno votato per la von der Leyen. Ma allora, non tutti i conservatori, il gruppo dei conservatori europei si è diviso nel senso che le singole delegazioni nazionali hanno deciso giustamente di fare anche delle riflessioni diverse, quindi alcuni gruppi, ad esempio i belgi, hanno votato a favore, altri lo avevano già preannunciato, ad esempio i polacchi avrebbero votato contro e poi è arrivato il voto contrario da parte di Fratelli d'Italia, dei 24 europarlamentari di Fratelli d'Italia. Io credo che questa decisione sia da collegare alla coerenza di Fratelli d'Italia e la coerenza, o meglio, una caratteristica che di questo partito l'ha portato a crescere molto in modo importante negli ultimi anni. Era per noi impossibile, davanti ad un'apertura molto forte che c'è stata dalla Presidente, la candidata Presidente von der Leyen, soprattutto nei confronti del Partito dei Verdi e delle tematiche dei Verdi, era per noi impossibile dare semaforo verde o comunque parere positivo davanti a questo cambiamento di rotta che noi auspicavamo non avvenisse, ma soprattutto erano gli elettori che il 9 giugno, in modo abbastanza importante, avevano chiesto in modo discontinuo che ci fosse qualcosa di diverso, che invece a quanto pare non sta avvenendo a Bruxelles. E secondo lei era entrata nella partita dell'investitura di Ursula von der Leyen la questione relativa ai balneari? È una delle tante tematiche, sicuramente, una tematica che a noi, al governo italiano e all'Italia sta molto a cuore, credo che però ci sia quella tematica come ce ne siano tante altre. Il pacchetto di fiducia che poteva venire oggi comprendeva molte altre cose, probabilmente non è stata convincente, penso che però il tema del Green Deal fosse quello preponderante rispetto ad altri. Questo atteggiamento parlamentare è dovuto anche al ruolo che ha Giorgia Meloni come Presidente dei Conservatori europei, o secondo lei non è legato a questo? No, io non vedo particolarmente legato il ruolo della Presidente dei Conservatori perché, come ho detto prima, poi dopo i Conservatori, seguendo dinamiche nazionali, hanno fatto scelte Come i belgi. diverse. Come i belgi, esattamente, quindi hanno fatto scelte diverse. Credo che Giorgia Meloni in questo momento abbia ragionato insieme agli europarlamentari Fratelli d'Italia in base all'interesse nazionale, cosa che ha sempre fatto negli ultimi 18-20 mesi da quando è a Palazzo Chigi. In questo momento non si vedeva, non si riscontrava che nelle linee programmatiche della Commissione ci fossero quegli interessi italiani che invece a noi e soprattutto ai nostri elettori stanno a cuore e quindi per una questione di coerenza per ora è arrivato un voto negativo. Cosa comporterà questo per il posizionamento italiano nella Commissione europea? Sarà il peso del Consiglio europeo a determinare le scelte dei portafogli? Ma allora, sarebbe abbastanza grave che venisse dato un peso diverso ad un paese in base al fatto che venga votata oppure no la Commissione. Io credo che l'Italia abbia un peso importante come paese fondatore, come economia estremamente importante all'interno del contesto europeo e soprattutto come paese che ha fatto della politica estera una delle caratteristiche vincenti negli ultimi 20 mesi. Quindi io sono fortemente convinto che con un ottimo candidato e visto anche il ruolo del nostro governo verrà dato un giusto peso al nostro paese. Dopodiché sono altrettanto convinto che gli europarlamentari voteranno qualche volta in favore, qualche volta in modo contrario, rispetto comunque a quelle che sono le decisioni che verranno prese e che devono sempre corrispondere a quello che è l'interesse dell'Italia. Vuole dire qualcosa sul ruolo che hanno giocato i Verdi? Cioè, nel senso, i Verdi sono stati fondamentali per. No, io non è la questione sui Verdi, io riscontro che i socialisti sono diminuiti rispetto alle elezioni 2019, i liberali sono diminuiti rispetto alle elezioni 2019, i Verdi sono passati da circa 70 parlamentari a circa 50, diminuendo, hanno avuto una capacità di condizionamento di questa maggioranza. Noi riteniamo che non sia la strada a seguire, quindi non è una colpa dei Verdi. I Verdi, in modo abbastanza chiaramente interessato, hanno fatto bene dal loro punto di vista a cercare di entrare in una partita. Dopodiché io voglio capire come questa maggioranza particolare che si è creata e che non è lo specchio ovviamente del voto del 9 di giugno riuscirà a dare delle direzioni quando è ampiamente risaputo che una buona parte dei popolari,
italiani, tedeschi e non solo, ovviamente hanno un atteggiamento identico al nostro sul Green Deal, quando invece i verdi sappiamo perfettamente che hanno un atteggiamento ortodosso su una tematica così delicata. La Meloni ha pensato di giocare la partita sulla sfiducia alla von der Leyen per... Io questo non lo so, i ragionamenti che ha fatto il Presidente del Consiglio chiaramente sono ragionamenti che ha fatto lei in accordo, o meglio in contatto costante con la Commissione. Io credo che però non ci siano retropensieri da fare, credo semplicemente che lei lo abbia fatto in modo coerente, cercando di portare avanti quello che era il risultato elettorale del 9 di giugno. Il ruolo di Forza Italia oggi come partito europeista che dà la fiducia alla von der Leyen qual è rispetto alla maggioranza, o vanno fatti questi calcoli? Rispetto alla maggioranza italiana penso che non ci sarà alcun tipo di conseguenza su una maggioranza che governa molto bene da 20 mesi il paese, che è uscita fortemente rafforzata anche dalle ultime elezioni. Dopodiché sappiamo benissimo che comunque il gruppo popolare a cui appartiene Forza Italia a Bruxelles porta a casa, se così si può dire, il Presidente della Commissione e altri, il Presidente del Parlamento e tanti altri ruoli importanti, quindi è abbastanza normale comunque che dia un voto favorevole a quello che è il suo candidato. Bene, io la ringrazio, grazie all'onorevole Gian Giacomo Calovini di Fratelli Italia, col quale abbiamo parlato del voto di fiducia a Ursula von der Leyen oggi al Parlamento europeo. Grazie. Grazie.